di essere qui con me oggi. Beh, oggi sono qui per farvi una piccola premessa prima del roleplay. Come alcuni di voi avranno
Ed è una data importante per voi, o siete disposti a spostarla se vi innamorate di una location? No, data fissa. No, no, non c'è problema. Quindi, ok, mi avete detto? Ok, allora manca meno di un anno, quindi non tutte le nostre location forse saranno a disposizione. Però adesso guardiamo insomma cosa abbiamo. È un sabato, immagino. Ok, quindi voi vi sposerete di pomeriggio, quindi il ricevimento sarà la sera. Ok, perfetto. E prima di tutto prendo i vostri nomi e poi mi dite tutto. Ok, allora io guarderò principalmente la sposa, non perché abbia qualcosa contro di te, però se sceglierete il nostro catering, il nostro servizio, di solito la sposa che sceglie gli allestimenti, i fiori, eccetera. O sbaglio? Ok, non sbaglio. Nome. Sembra grande, no? 78. Ok, quindi ci dicevamo 27 2020. Perfetto. Allora vi spiego un po' cosa offriamo noi come catering. Noi, l'avrete saputo, insomma, vi avete visto, è il vostro primo appuntamento con un catering. Ok. E avete già visto altre location in modo indipendente?
Sempre un po' di problemi, lei un po'. Il posto è bellissimo. Lo so bene, tutte le fiere degli sposi ogni anno, lo sappiamo bene. Quindi, allora, vi do intanto diversi i nostri moduli. Ecco qua. Allora, qui si vedono un po' di immagini. Location affiliata al nostro catering, quindi che possiamo offrirvi solo noi, ed è molto comodo perché vi portiamo a vederle, sappiamo già come ci si lavora, è tutto davvero super comodo, super organizzato, perfetto per vivere il nostro giorno in totale relax e per godervelo appieno. Ok, allora cominciamo a guardare un attimino, vi faccio vedere. Adesso dopo ve lo darò, quindi trovate tutto il necessario, anche l'elenco delle nostre ville, non sono solo ville, sono anche diciamo casali, location varie. Ok, allora vediamo, i vostri amici sono sposati, Villa Antonietta. Abbiamo corte cavalli,
mentre insomma adesso vi lascio tutto il Debian. Però vado interessata a uno in particolare per vedere la disponibilità. Descrivetemi pure intanto. Vi sposate in chiesa o nella location? Chiesa, perfetto. Quindi avreste bisogno solo di una location per il ricevimento. Poi volevi vedere qualcos'altro. Possiamo fare alle 9 di mattina di dopodomani. Così dopo andiamo diretti. Se vuoi portarti un'amica, suocera, mamma, parenti vari, fratelli, sorelle, porta chi vuoi assolutamente. Ok. Ma certo, si possono fare delle foto. Perfetto. Allora guardiamo se è disponibile. No, per il 20 di luglio proprio no. Il 20 settembre proprio no. Disponibile da cuore. Troppo verde, però possiamo comunque andarla a guardare. Venerdì. Ok. Venerdì alle 17 può andare. Ci sarà sette due. Quindi ricapitolando, dopo domani alle 9 alle 11 e poi venerdì alle 17. No, io sono in giro dalla mattina alla sera. Non vi preoccupate per me. Allora, quindi noi offriamo nel nostro prezzo, è tutto scritto qui comunque, buffet di antipasti ovviamente, ampissimo, due primi, un secondo, buffet di dolci, torta nuziale, anche a piani, attendi che alcuni dicono la torta solo il primo piano, se un piano bene, se no ve la pagate extra e non sapete l'extra perché ve la fanno pagare al chilo. E come sapete voi quanti chili pesa una torta? Fatevi furbi, attenti ragazzi, attenti agli extra perché fregano tanto. Poi vino è limitato, io per un bar, attenzione, amari e caffè. L'American Bar è extra per tutti e va a numero di invitati. Ragazzi, è tardi, scusate, non vi ho chiesto il numero di invitati, ditemi che non sono tanti. Di questa va massimo 150 persone, quindi avremmo dovuto eliminarla. Ok,
Davvero tanto piacere conoscervi.